Ci sono degli appuntamenti che vengono vissuti da un punto di vista non solo sociale, religioso, ma anche e soprattutto storico, appuntamenti che caratterizzano determinate comunità e quella di cui vogliamo parlarvi quest'oggi ci vede in qualche modo legati ad essa, innanzitutto perché ha dato i natali ad un Papa Pio X, un Papa sicuramente ecco, straordinario, ma anche perché è legata questa realtà ad un biografo, uno dei più importanti biografi di Padre Pio. Si tratta di Padre Fernando da Riese, Riese Pio X, ovviamente il nome completo della città è questo. Città di cui abbiamo in collegamento il sindaco, nonché Presidente della Fondazione Giuseppe Sarto, si tratta di Matteo Guidolin, al quale do subito il benvenuto. Buongiorno tra noi, signor Sindaco. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli spettatori, grazie mille per l'invito. Ci sono tanti appuntamenti, dicevamo, legati a questo concittadino illustre. Ecco, ci può spiegare come sta vivendo la comunità questa serie di appuntamenti e quale sarà il culmine di tutto? Allora, questo è un anno particolare per la nostra comunità, ricorre il centesimo anniversario, il 120° anniversario dell'elezione a Papa di Giuseppe Sarto, Pio X. E noi abbiamo insieme alla Diocesi di Treviso, alla Fondazione Sarto, alla parrocchia e al Comune, abbiamo programmato un calendario veramente importante di eventi che culminerà con quello che per noi è un evento storico per la nostra comunità, ovvero la Peregrinatio Corporis di Pio X, il ritorno del corpo di Pio X per qualche giorno a ottobre a Riese Pio X, come ebbe a fare nel 59, proprio Papa Pio X, il primo Papa a uscire dal Vaticano, e qualche anno fa Giovanni XXIII a Bergamo e sotto il monte. Ecco, questo sarà appunto il culmine, dicevamo, di un fatto storico e ci ha spiegato i motivi per i quali possiamo definirlo in questo modo, ma sarà una serie di iniziative che verranno spalmate, per così dire, in diversi mesi. Ecco, quali sono allora le iniziative che anche attraverso la Fondazione state programmando, avete programmato e attuerete? Esatto. Noi siamo partiti già da qualche anno nell'organizzazione di questo evento che parte dalla suggestione di una frase che Pio X ebbe a pronunciare alla partenza per il conclave del 1903 quando disse o vivo o morto tornerò. Ovviamente lui intendeva Venezia dove era patriarca, ma noi l'abbiamo fatto nostra, l'abbiamo fatta diventare una profezia locale, tra virgolette. Per arrivare a quell'evento che sarà dal 6 al 15 ottobre, con l'arrivo il 6 ottobre a Treviso e poi lo spostamento a Riese dal 7 al 15 ottobre, abbiamo creato tutto un calendario di eventi e di interventi strutturali importanti nella nostra città, a partire dal restauro completo della casa natale di Pio X e del museo annesso che sarà inaugurato il 21 di settembre, che è la festa del patrono San Matteo di Riese, alla presenza del Vescovo, e con un nuovo allestimento museale. Abbiamo cercato poi di mettere in piedi una serie di collaborazioni con realtà locali e non solo, a partire dal nostro conservatorio, il conservatorio della provincia di Treviso, che aprirà e chiuderà la Peregrinatio, ma anche ha istituito un dipartimento di musica sacra dedicata a Pio X. Tra l'altro lei tra qualche minuto sarà impegnato in un altro di questi eventi legati appunto al calendario di iniziative per celebrare Pio X, l'inaugurazione di una scuola, ma anche in questo caso credo che abbiamo qualche problema sul collegamento, problemi di linea evidentemente legate appunto al traffico. Sì, infatti, ecco, ci sono problemi. E allora vi dicevo, appunto, intanto, provando anche in questo caso a riprendere il collegamento col sindaco
di Riese Pio X. Vi do un'idea di quello che appunto è la serie di iniziative. Tra l'altro, domenica 1 ottobre, presso il Palazzo della Luce di Treviso, ci sarà la presentazione anche di un fumetto, Pio X, un papa di campagna, a cura di Treviso Comic Book Festival. E poi al Santuario del Candrole, l'inaugurazione della riqualificazione del sentiero Curiotto. Vediamo anche, tra l'altro, il sito internet della Fondazione Giuseppe Sarto, che mette in evidenza alcuni degli aspetti più importanti biografici della vita, appunto, di questo Papa. Ecco, ma abbiamo di nuovo il sindaco, giusto per concludere, ovviamente, quello che stavamo dicendo a proposito di queste iniziative. Stavo accennando all'inaugurazione di una scuola che sarà appunto l'appuntamento più imminente, che tra qualche minuto, ecco, la vedrà presente. Di Esatto. cosa si tratta? È la scuola primaria del nostro comune che è dedicata alla mamma di Pio X, Margherita Samson, e del primo momento, insomma, dopo la processione tradizionale del 21 agosto, giorno dedicato a Pio X. Questo è il primo appuntamento che apre la serie di eventi. Poi ci saranno una serie di collaborazioni con il conservatorio, come di cui parlavo prima, al CAI di Castelfranco Veneto, che compie 100 anni, e con loro ripercorremo una famosa salita al Monte Grappa, quando Papa Sarto, da patriarca di Venezia, andò a inaugurare il sacello dedicato a Maria Vergine in Cima Grappa, che poi divenne tristemente famosa in noi come monte sacro alla patria, un territorio di guerra, della prima guerra mondiale. Poi ci sarà insieme a un'associazione che si chiama Case della Memoria, che è un'associazione nazionale che raggruppa i gestori e i proprietari delle case natale di personaggi storici importanti. Nel novembre andremo a organizzare un convegno sull'aspetto musicale della figura di Pio X, lui fu un papa molto attento all'aspetto musicale attraverso quello che ho chiamato il movimento siciliano, e ci sarà appunto un focus su questo aspetto. Poi molti altri eventi che si possono vedere sul sito legato all'evento e alla Casa Natale, che è Papa Pio X, scritto con la X, dove c'è tutto il programma della peregrinazio. Quello che vediamo è il sito della Fondazione Sarton, non è il sito dell'evento, Sì, e ricordiamo allora quindi invito. l'indirizzo dell'evento, del sito dell'evento specifico. È www.papapioX, scritto con la X, quindi papapiox.it. .it, quindi c'è proprio un sito dedicato anche a questo calendario di iniziative. Io allora intanto ringrazio il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, per averci dato l'opportunità quest'oggi, ecco, di presentare questo calendario. Magari ci risentiremo anche in futuro per seguire e parlare degli ulteriori appuntamenti, forse quelli più importanti, ecco, che caratterizzano questo calendario. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Un abbraccio alla comunità di Grazie, Riese. grazie a te, vi aspettiamo a Riese, grazie mille.